E salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo mio nuovissimo video. Allora ragazzi, Milan, prima partita stagionale, prima amichevole del Milan contro il Colonia, vittoria per 2-1 dei rossoneri contro il Colonia, appunto grazie alla doppietta di Giroud. E nel finale, su sviluppi di calcio d'angolo, Diez de Colonia accorcia le distanze. Buona la prima amichevole stagionale del Milan, considerando il fatto che c'erano tantissimi giovani in campo, tra cui ha giocato anche Adli, che sinceramente non mi è dispiaciuto tantissimo, ma non mi ha fatto neanche entusiasmare da farmi dire abbiamo il nuovo fenomeno a centrocampo che può affiancare Tonali a centrocampo. Sì, ha fatto il suo, Adli ha fatto una buonissima partita, però ovviamente dalla prima partita non è che si può giudicare un giocatore. Quindi detto ciò ragazzi, Giroud è una roba impressionante. Ragazzi, Giroud è come un fottutissimo vino, non lo so, Giroud è un tavernello. Più invecchia e più migliora. È una roba incredibile, Giroud. Ha finito la stagione contro il Sassuolo facendo doppietta, dandoci la matematica dello scudetto. Boom! Giroud inizia questa nuovissima stagione facendo un'altra doppietta. È una roba incredibile. Il buon Olivier Giroud, speriamo che quest'anno Giroud ci regali tante altre bellissime soddisfazioni. Nel frattempo, sull'altra sponda sbagliata di Milano, dove ci sono gli interisti stanno perdendo 1-0 contro il Monaco. Lukaku sta facendo cagare, Lukaku sta facendo schifo contro il Monaco, non sta toccando una palla, sta sbagliando tutti i palloni. La buonissima Inter perde 1-0 contro il Monaco. Quei quattro pagliacci interisti che ci hanno frantumato le palle, Lukaku, e non sta toccando una palla contro il Monaco. Ragazzi, i ritorni, non solo a Milan, ma in generale, i ritorni sono sempre andati di merda, va bene? Sempre andati di merda nel 90% delle situazioni. Così come la stessa Juventus, che è ritornato Pogba, è ritornato il Paul Pogba. Calma ragazzi, che i ritorni sono sempre andati male. In Milan ne sa qualcosa con i vari ritorni di Shevchenko, Kakà e via dicendo. Quindi calma, calmatevi tutti, calmati soprattutto tu, mio caro interista, che ti credi che Lukaku ti farà la stessa stagione che ti ha fatto nel primo anno di Inter. A parte il fatto che durante il primo anno di Inter avevate uno come Conte, dove Lukaku gli avrebbe dato anche l'anima, ad Antonio Conte appunto. Un Conte è Antonio Conte in panchina, un altro Conte è Simone Inzaghi in panchina. Quindi vediamo Lukaku quest'anno cosa farà senza Conte all'Inter. Detto ciò ragazzi, voi fatemi sapere sotto nei commenti di cosa ne pensate delle mie opinioni, se siete d'accordo o meno in generale su tutto ciò che dico, se avete se avete dei piccoli appunti da dirmi, dicendomi magari Salvatore sotto nei commenti, per dire per me hai detto una cavolata, quella cosa X è sbagliata. Comunque avete capito ragazzi, ditemi sotto nei commenti tutte le vostre impressioni. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al mio canale YouTube, mi raccomando, dobbiamo arrivare assolutissimamente a quota 100 iscritti, i primi 100 iscritti del mio canale YouTube, e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao belli!